Buonasera, benvenuti e benvenute a una nuova edizione del TG6. In apertura il bollettino sull'andamento del Covid in Abruzzo. Oggi sono 137 i nuovi casi e quella di Chieti è la provincia più colpita. Vediamo. Sono 137 nuovi casi di Covid quest'oggi in Abruzzo e quanto emerge dall'analisi di 4.932 tamponi molecolari e 2.826 test antigenici. Il più giovane tra i contagiati ha 4 mesi, il più anziano 87 anni. La provincia con il maggior incremento di casi è quella di Chieti, ne sono 56. Seguono il Teramano e l'Aquilano con rispettivamente 43 e 31 casi, mentre si conferma il trend favorevole del Pescarese, dove i casi sono 7. 9 i decessi registrati oggi, di cui 4 avvenuti nei giorni scorsi ma comunicati solo oggi dalle ASL. Considerando anche i 354 guariti, attualmente in Abruzzo sono 9.010 i positivi accertati, 226 in meno rispetto a ieri. E continua a scendere anche il numero dei pazienti ospedalizzati. In area medica vi sono 448 ricoverati, 9 in meno rispetto a ieri, e 43 sono quelli in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, secondo gli ultimi dati, in Italia il 19% degli ultraottantenni non ha ancora ricevuto la prima dose di vaccino e l'Abruzzo è in linea con la media nazionale. Sotto la media, invece, per quanto riguarda la somministrazione alla fascia d'età 70-79. C'è stata questa mattina a Montesilvano, in Vianilo, l'intitolazione del giardino Rigopiano in ricordo delle vittime della tragedia del 18 gennaio 2017. Paolo Renzetti. Sindaco, questa bella iniziativa è stata molto apprezzata dai parenti delle 29 vittime di Rigopiano, l'intitolazione di questi giardini a questi 29 angeli che non ci sono più. Ne siamo molto felici. L'idea che avevamo da tempo era quella di dedicare un'area della nostra città a chi purtroppo quel tragico 18 gennaio del 2017 ha perso la vita, per ricordare, per non dimenticare, affinché la memoria rimanga indelebile non soltanto nelle generazioni attuali ma anche e soprattutto nelle future. E soprattutto un momento che sia anche da monito affinché certe cose magari non accadano più. E siamo contenti della presenza di tanti familiari che hanno apprezzato questa iniziativa e siamo certi che ci sarà anche in futuro un coinvolgimento da parte della cittadinanza tutta. Per ogni anno, come dicevo prima, durante la cerimonia, ogni anno quando verremo a deporre un mazzo di fiori, appunto affinché il ricordo rimanga indelebile nel tempo. Il dolore non passa, resterà per sempre, però queste iniziative sono iniziative tutt'altro che simboliche. La vicinanza della cittadinanza di Montesilvano, abruzzese, a voi parenti delle vittime di Rigopiano resta ed è ogni giorno più forte. Sì, ci ha stupito molto. In questo periodo, 50 mesi e passa, quasi forse 51 mesi, abbiamo ultimamente, ormai rimasto solo il nostro dolore, ognuno vive nella sua casa. Invece testimonianza di vicinanza, ecco, questo è un gesto, per tanti può sembrare piccolo, ma per noi è immenso. Vuol dire che veramente ancora è rimasto nel cuore, nonostante il Covid, è rimasto nel cuore Rigopiano, quello che è avvenuto, forse per le ingiustizie, forse per chi li potevano salvare, per tanti motivi che noi tutti i giorni ne parliamo fra di noi, perché noi non ci stancheremo mai di parlarne. Noi potremmo stare anche le ore, i giorni a parlare dello stesso argomento, però magari ecco, la popolazione può dimenticare, ma è giusto che sia così. Invece in questa occasione ci ha emozionato questo invito, proprio venuto spontaneo dalla popolazione, mi ha chiamato il sindaco e noi abbiamo subito accettato, subito. Vi dispiace se facciamo una targa in memoria, dedichiamo questo giardino in memoria di... E noi tutti quanti commossi per questa iniziativa, perché non veniva solo dal primo cittadino, ma da tutta la giunta e da tutta la popolazione. Ecco, questi sono segnali importanti perché non ci sentiamo più soli. Siamo insieme a tanti abruzzesi che vogliono sapere la verità, senza condannare nessuno, per carità, che poi quella sarà la giustizia, però almeno diteci cosa è realmente accaduto quel giorno. La cerimonia è stata molto sentita, molto partecipata e quindi io rendo plauso al
al sindaco, alla comunità di Montesilvano che ha voluto appunto ricordare la tragedia, però nel contempo, soprattutto in questo momento storico, ho bisogno di sottolineare che il vero problema di Rigopiano, la vera tragedia di Rigopiano, non consiste tanto nelle cause di quella terribile valanga, ma piuttosto nella cattiva e sbagliata gestione dell'emergenza. Quindi non vorrei, ecco, vorrei che le persone capissero che è importante perseguire la strada della verità analizzando questo aspetto della tragedia di Rigopiano, cioè la cattiva gestione dell'emergenza, prima, durante e forse anche dopo, perché sappiamo perfettamente che c'è stata una persona che è sopravvissuta e ci sono stati dei feriti che hanno aspettato lì soccorsi. La politica ci porta ora a Chieti, dopo l'ok in consiglio comunale al piano di riequilibrio finanziario, il sindaco Diego Ferrara guarda avanti al rilancio della città. Ascoltiamolo. Sindaco, il piano di riequilibrio finanziario è stato approvato in consiglio comunale, ora inizia una fase veramente importante per il futuro della città di Chieti. Indiscutibilmente questo programma di riequilibrio finanziario è stato il nostro cruccio dall'inizio del mio mandato. Abbiamo lavorato mesi con enormi difficoltà, la principale della quale è la mancata digitalizzazione dei nostri uffici, dei nostri servizi, per cui abbiamo dovuto scartabellare per tantissimi giorni e per tantissime settimane carte e quindi abbiamo messo del tempo, e questo piano per noi ci darà sicuramente la possibilità di ripartire. Chiederemo ovviamente dei piccoli sacrifici ai nostri cittadini, perfettamente consapevoli che questi sacrifici erano indispensabili, necessari, perché già da quando facevo campagna elettorale utilizzavo la metafora del vaso di Pandora, ovvero sia di una situazione finanziaria certamente non florida che avremmo trovato. Non ci saranno tagli di nessun genere, voglio dare note di ottimismo sotto questo punto di vista, e tutte le manovre, dalle tariffe ad altre cose, sono perfettamente non solo comprensibili ma anche facilmente gestibili sia dall'amministrazione che dalla città. A Penne, uno dei comuni che si avvicina alle elezioni amministrative, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023. All'interno tante agevolazioni per imprese e cittadini, come ci spiega proprio l'assessore al bilancio Gilberto Petrucci nel servizio di Stefano Recanati. Il Consiglio Comunale di Penne, nella seduta dello scorso 22 aprile, ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023, votato all'unanimità da tutta la maggioranza, mentre nei gruppi di minoranza c'è stata l'astensione del Movimento 5 Stelle. All'interno di questo bilancio tante manovre, a partire dalla riduzione della pressione tributaria per quanto riguarda la Tari, riduzione dal 30 al 50% nella parte variabile per le attività produttive, oltre ad agevolazioni per le utenze domestiche per chi è in difficoltà. Sono previste inoltre nuove assunzioni da parte dello stesso ente comunale. Per l'amministrazione Semproni si tratta del sesto bilancio, quindi una manovra finanziaria che porterà benefici, in particolare per la manutenzione del patrimonio comunale, del verde pubblico e per l'edilizia scolastica. E soprattutto abbiamo previsto anche assunzioni. Due nuove figure saranno inserite nell'ufficio tecnico e soprattutto nell'area urbanistica, proprio per rilanciare questo ufficio in virtù del fatto delle nuove proposte che arrivano dallo Stato, come il 110, ma anche altre iniziative legate all'aspetto sociale. Abbiamo incrementato la spesa per il sociale ed altre iniziative che saranno appunto messe in campo per migliorare la città.
Quello votato è stato l'ultimo bilancio dell'amministrazione guidata dal sindaco Mario Semproni. Il primo cittadino non ha ancora preso decisioni sulla sua ricandidatura in vista delle prossime amministrative, ma è lo stesso Gilberto Petrucci a fare una prima disamina di questi 5 anni. Siamo riusciti attraverso una manovra strutturale a ridurre il debito commerciale, il deficit finanziario e soprattutto abbiamo eliminato tutte quelle passività che ingessavano il bilancio. Oggi la parte corrente è tornata in equilibrio, siamo soddisfatti e grazie a questa manovra siamo riusciti a pianificare nuovi interventi sulla città come la manutenzione, nuovi marciapiedi, verde pubblico e poi abbiamo intercettato ben oltre 14 milioni di euro di opere pubbliche come ad esempio interventi straordinari per l'impiantistica sportiva, l'edilizia scolastica e la manutenzione del patrimonio viario, in particolare la riduzione del dissesto idrogeologico. La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara ha illustrato questa mattina alla stampa i lavori di restyling dell'ex chiesa di Santa Maria del Tricalle e ha presentato anche il progetto per la nuova gestione del monumento. Partiranno a breve i lavori di restyling dell'ex chiesa di Santa Maria del Tricalle, la chiesa più antica di Chieti. Vice Sindaco, che cosa accadrà dopo questo restyling? Ma torna alla fruizione e alla fruibilità uno spazio importante, un luogo di cultura autorevolissimo della nostra città, finalmente un progetto a medio-lungo termine per ridare, ripeto, vita a questo luogo molto pregevole della nostra città. I costi a carico della Soprintendenza ai beni archeologici delle province di Chieti e Pescara, l'intervento ammonta circa alle 150.000 euro. C'è un partenariato pubblico-privato con una cooperativa che poi si occuperà della gestione degli spazi. Partirà a breve questo restyling dell'ex chiesa di Santa Maria del Tricalle, uno degli edifici storici più antichi della città di Chieti. Certamente sì, uno dei più importanti, uno di quelli che credo è nel cuore della città di Chieti e dei cittadini di Chieti da sempre. Tuttavia è un bene sottoutilizzato, che non sempre visitabile, non sempre accoglie attività, come invece abbiamo cercato di fare seppur sporadicamente negli anni passati. E quindi è venuto il momento di adeguarci e fare un progetto di più ampio respiro, complessivo, che riguarda sia lavori di rifunzionalizzazione, quindi lavori che riguardino l'interno, riscaldamento, lavori sull'acustica che oggi non è accettabile per fare performance o rappresentazioni, e lavori sull'illuminazione interna e esterna, rivalorizzare questo giardino che è un anfiteatro naturale, ma accanto a questi lavori che sarebbero inutili se questo luogo non vivesse sempre, abbiamo contemporaneamente lavorato sulla partnership con un socio privato, diciamo come la legge ci consente. Abbiamo trovato e incontrato una cooperativa che si chiama Cooperativa Mirare, e giovani che intendono porre mano a un progetto di attività culturali stabili e con i quali abbiamo stretto una convenzione di 10 anni per poter appunto lavorare su attività culturali rivolte a tutti i target di pubblici possibili. Ma soprattutto cercare di garantire un'apertura e una fruizione più ampia possibile a questo immobile e quindi a questo giardino che potremmo definire un giardino urbano, un giardino che deve diventare un punto di riferimento per la comunità. 3 piante donate dal Lions Club Atri Terre del Cerrano all'Istituto Alberghiero Zoli di Silvi, che le ha piantate nel giardino antistante la scuola. L'iniziativa rientra nel sostegno della rete delle scuole green della provincia e vuole essere un messaggio teso alla salvaguardia dell'ambiente che arriva in concomitanza con la Giornata Mondiale della Terra. Oggi è la giornata in cui il Lions è presente presso l'Istituto Alberghiero di Silvi e in collaborazione con la rete green della provincia di Teramo ha donato delle piante all'Istituto Zoli di Atri. Oggi siamo a Silvi e abbiamo pensato di
abbellire e mettere, piantumare queste piante nel nostro bel giardino della scuola. I Lions hanno dedicato proprio quest'anno in maniera particolare a effettuare una serie di service legati all'ambiente, perché di questo si tratta, della salvaguardia dell'ambiente. E difatti la giornata mondiale della terra significa sensibilizzare le persone a salvaguardare, piantare un albero. Ma immaginate, i Lions è un'associazione internazionale, si piantano milioni di alberi ed è un patrimonio notevole per l'umanità intera. I Lions perseguono soltanto temi di solidarietà, di aiuto. Come vedete, oltre a combattere la povertà, adesso c'è questa lotta che ci deve sentire uniti e vedere uniti. Ma la lotta generale passa attraverso le azioni quotidiane e siamo oggi ben felici di collaborare con il club Atri Terre del Cerrano, che ha voluto donare 3 piante all'istituto alberghiero che si trova collocato qui a Silvi. L'alberghiero perché? Perché dalle piante ci sono anche le ricchezze che vengono e la possibilità di trasformare i prodotti. Gli alberi, 2 di melograno e 1 di caco, sicuramente potrà ispirare tutti questi bravissimi ragazzi e i loro professori a trasformare, e difatti ci daranno anche un esempio di come il frutto si può trasformare. Come dire, l'ecosostenibilità passa attraverso il rispetto della natura, ma anche la capacità di trasformazione. E noi siamo sempre e saremo sempre come Lions al fianco di queste esigenze di tutti, per il bene di tutta la terra. E ora lo sport, partiamo dal calcio di Serie B. Tra positivi al Covid e infortunati, il Pescara ha grossi problemi a centrocampo nel preparare il recupero di martedì con la Virtus Entella. In dubbio De Sena, il tecnico Grassadonia spera di recuperare Rigoni e di poter far svolgere almeno un paio di sedute collettive per preparare la squadra all'importante appuntamento. Il punto nel servizio di Andrea Costantini. In casa Pescara resta l'attesa per sapere se la ASL concederà al gruppo squadra biancazzurro di poter effettuare sedute di allenamento collettive. Il placet potrebbe arrivare nelle prossime ore e Grassadonia potrà finalmente provare schemi e meccanismi in vista del recupero con la Virtus Entella di martedì. E ci sarà da fare anche la conta per il tecnico biancazzurro. Senza Seter ma con un Galano pronto, l'attacco sembra fatto. Il Robben delle Puglie e Capone ai lati di Odgaard. In difesa c'è una grossa incognita legata a Frederik Sorensen. Il danese dopo Brescia aveva fatto i conti con un problema muscolare che lo ha limitato. Se non dovesse recuperare è pronto Gut. Scognamiglio al centro, Bellanova e Masciangelo sulle 2 corsie laterali sono certi di una maglia. I problemi sono invece a centrocampo, reparto falcidiato dal Covid. Come se ciò non bastasse, Memushai è indisponibile per i postumi dell'operazione al ginocchio, Fernandez ha risolto il contratto e De Sena sta facendo i conti con un problema muscolare e dunque è in dubbio. Gli arruolabili certi sono Valdifiori e Maestro. Anche il ritorno tra i disponibili di Macin sposta poco in ottica formazione titolare, un po' perché il guineano sarà in ritardo di condizioni rispetto ai compagni ed è difficile vederlo in campo dal primo minuto. E anche qualora si optasse per questa scelta rischiosa, un centrocampo con Macin, Valdifiori e Maestro sarebbe male assortito, troppo offensivo e con scarsa capacità di fare filtro. Rigoni e Tavanelli mancano da tempo per infortunio, ma si aprono spiragli per il recupero del primo. L'ex clivense potrebbe dare equilibrio e solidità al reparto per 45-60 minuti almeno. Insomma, non bastasse il focolaio Covid, le grane per Grassadonia non mancano, anche perché la partita va vinta a ogni costo per mantenere intatte le speranze play-out, e la partita con l'Entella dovrà anche preparare il Delfino alla battaglia del San Vito Marulla contro il Cosenza del 1° maggio. Sull'altro fronte la Virtus Entella ripartirà dal neotecnico Gennaro Volpe, che non dovrebbe modificare l'assetto principale della squadra, il 4-3-1-2, anche se in questi giorni sono stati provati anche altri moduli. Non è da escludere che perlomeno in panchina vengano portati diversi ragazzi della primavera, allenati fino a poco tempo fa dallo stesso Volpe. Che a dispetto della classifica la partita non vada affatto sottovalutata, lo dicono i precedenti. Il Pescara ha vinto i primi 3 confronti diretti, 2 nella stagione 14-15 e l'andata della stagione 15-16. Ma da allora, in particolare dal 12 dicembre 2015, 2-0 firmato Memushai La Padula, il Delfino non ha più superato i Liguri, i quali hanno strappato 4 pareggi
pareggi consecutivi per poi vincere gli ultimi due confronti, sempre a Chiavari, 3-0 a dicembre e 2-0 nel febbraio 2020, prima sconfitta della gestione Le Grottaglie, un trend che martedì andrà assolutamente invertito. Serie C, penultimo impegno della stagione regolare per il Teramo, che domani va al Partenio Lombardi contro l'Avellino di Piero Braglia. Sono out Diachité e Vitturini, i quali allungano la lista degli indisponibili già composta da Lasic, Di Matteo, Minelli, Viero, Ilari e Santoro, anche se è stato recuperato Arrigoni. Diversi problemi dunque per Paci, che comunque crede nel fatto che il Diavolo possa giocare a mente più libera rispetto agli Irpini. Ascoltiamolo. Lasic, Viero, Di Matteo e Minelli, gli indisponibili a livello fisico, a livello di squalifiche Santoro, Ilari e Tentardini. Poi per il resto siamo tutti disponibili, da valutare le condizioni di Diachité, che oggi ha riferito un leggero fastidio, però non lo so adesso come sta, devo parlare con lo staff di fisioterapia. Poi per il resto ci siamo tutti, cioè tutti quelli che rimangono. Loro devono fare la loro partita perché sono costretti a vincere. Non credo conti molto quello che dica Braglia di noi sul fatto che giochiamo bene, perché poi quello conta relativamente. Io credo che le loro motivazioni saranno alte, perché devono vincere per forza, sono andati in ritiro, hanno la pressione del Catanzaro dietro. Noi giochiamo questa partita un po' con meno pressione naturalmente, ma anche per noi è importante, perché vogliamo comunque mantenere una buona posizione di classifica, anche se poi penso che nei playoff giocare in casa sarebbe sì un fattore importantissimo, però poi nella singola partita può succedere tutto, quindi non sarebbe un dramma anche se non dovessimo giocare la prima partita in casa. Però rimane il fatto che per noi è una partita importante, difficile. Sappiamo le loro caratteristiche, l'abbiamo preparata, cerchiamo di fare il massimo. Ma per caratteristiche abbiamo giocatori che si sposano bene con Andrea Arrigoni, perché Andrea Arrigoni ha nelle sue caratteristiche l'intercetto, la difesa, il contrasto, e quindi a fianco di Andrea Arrigoni sia Mungo, che ha caratteristiche di regia, caratteristiche tecniche, sia Costa Ferrera, che ha caratteristiche tecniche, ma ha maggiori caratteristiche di attacco rispetto a Mungo, e sia Lombardi, che è puramente un regista, secondo me sposano bene tutti e tre, e sono queste le tre alternative che ho a disposizione. E Lombardi sì, Lombardi è la scelta più logica, perché è un ragazzo giovane, un ragazzo che sta facendo bene, che è con noi da sei mesi, quindi potrebbe essere una scelta logica. Poi, ripeto, c'è Mungo, c'è Costa, di soluzioni ne ho. Diciamo che domani si scontrano anche, a parte Avellino e Teramo, si scontrano due generazioni di allenatori. D'altronde Bragli è stato il tuo di allenatore. Ecco, quando un allenatore giovane come te affronta uno che ha così tanta, molta più esperienza, come si prepara la partita? Come la prepara? La si prepara con l'indole di quello dell'allievo che vuole superare il maestro? Con quale spirito? Beh, sarebbe il massimo, sarebbe quello sì, sarebbe bellissimo, ma non per una mia questione personale, proprio per la squadra. Si prepara in maniera, io almeno l'ho preparato in maniera normale come ogni partita, non pensando a Braglia. Ho avuto la fortuna di averlo e quindi conosco un po' più quello che chiederà la propria squadra, quindi lo so più o meno quello che il tipo di comunicazione che avrà avuto con i ragazzi. Però l'abbiamo preparata in maniera identica, abbiamo cercato di capire che tipo di partita sarà, abbiamo cercato di capire la loro forza, il loro modo di giocare e cercando di non farglielo fare sostanzialmente. Sappiamo i loro punti deboli, ma sostanzialmente la partita si prepara così. Sì, io ho molto rispetto per Braglia, naturalmente credo che abbiamo due modi di pensare diversi. Io è il primo anno che alleno, cerco di dare, di avere, no, un approccio mio, ma nutro grande rispetto per un allenatore come Braglia, che ha, se non sbaglio, 1000 panchine nei professionisti, e quindi ne ha visti di giocatori, ne ha fatta di strada, e quindi ho grandissimo rispetto per un allenatore così.
Serie D, finisce in parità il recupero della quinta di ritorno del girone F tra Vastese e Aprilia. Ospiti avanti ad inizio ripresa con il rigore di Vasco, ma subito ripresi dall'incornata di Martiniello. Jacopo Forcella. Un pareggio in 120 secondi. All'Aragona finisce 1-1 tra Vastese e Aprilia e tutto si risolve nel breve volgere di due minuti. Quelli che passano tra il vantaggio puntino di Vasco su rigore minuto 47 e il pareggio di Martiniello minuto 49. E così l'aggancio e sorpasso in classifica non riesce agli uomini di Fulvio D'Adderio. Vastese senza Leandro Martinez davanti, sostituito da Martiniello, assistito da Bernardi a destra e Mamona a sinistra. Senza Barbarossa, difesa con Altobelli, Di Filippo e Diallo, conferma per il giovane Cauterucci, esordio per Edoardo Monza arrivato una settimana fa. Dall'altra parte non c'è Ruben Olivera, dal primo minuto in campo l'ex Pollace, spazio davanti per il talento di Bernardini, classe 2002. Al sesto primo brivido per gli aragonesi con la discesa di Calisto e il traversone teso su cui proprio Bernardini non arriva in spaccata. Primo tentativo biancorosso di Martiniello, al quarto d'ora tenta l'incornata fuori misura ben servito dal piazzato di Obodo, ma è sulla ripartenza che l'Aprilia sfiora il vantaggio con Ouedraogo. L'11 ospite tenta due volte da posizione defilata, sulla prima ci sono i guantoni di Boccanera, sulla seconda la sfera sorvola di poco la traversa. Poi una lunga pausa fino al 35esimo, quando la sponda aerea di Mamona permette a Martiniello la conclusione volante a lato. Risposta immediata dell'Aprilia con l'iniziativa personale di Bosi, destro centrale, controlla Boccanera. Al minuto 38 il solito piazzato di Obodo trova la correzione di Bernardi, ma nessuno riesce a spingere la palla alle spalle di Salvati. Clamorosa ingenuità sul fronte opposto in ripartenza di Diallo che serve Vasco, conclusione rimpallata da Bernardini che calcia in maniera imprecisa. La ripresa però si apre nel peggiore dei modi per l'11 di D'Adderio. Monza commette fallo in area su Calisto per eremitaggio di Ancona e rigore e dal dischetto Vasco spiazza Boccanera per il vantaggio dell'Aprilia. Che dura però lo spazio di pochi secondi, Obodo ancora da punizione, testata di Martiniello e stavolta Salvati, trascina il pallone all'interno della linea di porta per il pari immediato di una Vastese che sembra svegliarsi dal torpore della prima frazione. L'Aprilia, dopo il colpo subito, si rivede al decimo con il traversone di Pollace, la Ghigna gira sul fondo un pallone invitante. La Vastese ha la più nitida opportunità per portare la gara dalla sua parte intorno alla mezz'ora, addirittura è un'opportunità tripla. Salvati è miracoloso infatti, prima sul tapin sotto misura di Martiniello da pochi passi, risposta coi piedi. L'attaccante biancorosso ci riprova sulla respinta ma è murato ed è ancora Salvati con un riflesso a dire di no a Diarra, entrato qualche minuto prima al posto di Di Prisco. Nel finale entra anche Franzese per Martiniello, ma lo spiraglio per il vantaggio non arriverà mai, anche se il numero 20 al 90esimo in area tenta la conclusione ma batte Succi, mentre Di Filippo all'ultimo respiro, quasi credendosi in fuori gioco, va senza convinzione su un pallone vagante in area. Aragonesi che dunque rimangono a meno 2 dall'Aprilia ma con 3 gare in meno. Domenica prossima alla Civitella di Agnone l'opportunità per mettere ancora a fieno in cascina e blindare il traguardo della salvezza. Termina qui questa edizione del TG6. Prima di salutarvi vi ricordo che domani è 25 aprile, la festa della liberazione dall'occupazione nazista e dal regime fascista, festa a cui TV6 dedicherà due appuntamenti nella giornata di domani. Alle 15 andrà in onda il docufilm Come vermi vuoti di anima, dello sceneggiatore e regista abruzzese Bruno Spadaccini, che nel 2017 fu selezionato al Festival Internazionale Un film per la pace di Gorizia. Alle 18 invece andrà in onda il documentario Noi Partigiani, a cura dell'AMPI, con le video interviste curate da Laura Gnocchi e Gad Lerner. Questa edizione del TG6 termina qui, grazie per averci seguito e una buona serata.